Al comunale di Nuova Firenze va in scena la sfida tra la prima contro la terza della classe. Grande prestazione dei padroni di casa che superano il Real Miramare per una rete a zero e agganciano i riminesi in vita alla classifica con 13 punti. I Bomber, ex Rimini docente, rimane a secco contro una difesa che ha già dato prova di grande affidabilità. Le occasioni del primo tempo indicano il predominio dei Nuova Firenze. Fin da subito arriva il tiro di Gori bloccato i due tempi dal portiere Ermetti che passerà un pomeriggio tutt'altro che in operoso. Colpo di testa all'altra parte di Stella, senza fortuna. Al 14° servito direttamente da rimessa laterale, Stefanelli sfiora la traversa calciando al volo. Al 20° ancora il giallo-blu pericolosi con un colpo di testa in radici, fuori di un nulla. Partita molto maschia, saranno diversi i cartellini gialli estratti in questo match. E ancora Stefanelli a salire al proscenio, al 26° calcia alto, un minuto dopo su errori della difesa, ci riprova trovando però l'intervento di Ermetti in due tempi. Al 35° quarto tentativo dell'attaccante sammarinese che dai 30 metri calcia fuori. Il Real Miramare si rende pericoloso al 38°, Stella in aria si libera del marcatore ma Rinaldi stoppa miracolosamente il tiro, tappin di Siuni che trova però la parata di Semprini. Il primo tempo si chiude con un tiro di Gori parato in due tempi da Ermetti. Nella ripresa primo sussulto al minuto 60 quando Mamutai salva sulla linea respingendo il colpo di testa a botta sicura di Peluso. Il Nuova Firenze risponde passando in vantaggio al minuto 68, ancora una volta i gialloblu sono abili a sfruttare un calcio piazzato. Nella fattispecie un calcio d'angolo battuto da Fraboni che Gabriele Raffelli trasforma in gol con un guizzo da predatore dell'area di rigore facendo esplodere l'intero stadio comunale. Le azioni del Miramare con la punizione di Suini su quale Semprini si mette i pugni. A questo punto i ragazzi di Fabbri possono difendere con le unghie e con i denti il vantaggio, non rinunciando mai al contropiede. All'81° discesa di Gori che crossa la parte opposta per Cupi che al volo calcia di poco fuori. Per l'ex Rimini docente un pomeriggio da dimenticare, il suo unico tentativo arriva all'85°, ma la conclusione non inquadra la porta difesa dal vigile Semprini. Nel recupero il Nuova Firenze rimane in 10 uomini per l'espulsione di Farabegoli, allontanato per doppia ammonizione per aver calciato lontano il pallone. Viene allontanato anche Peluso dalla panchina per continue proteste. Alla fine non succede più nulla, il Nuova Firenze può portare a casa l'intera posta in paio eseguendo la ola davanti al proprio pubblico.